Salve amiche ed amici, da molto tempo non giravo un video sui libri e ho girato altri come il tutorial su come conservare le olive sott'olio, un tutorial sportivo sul ping pong. E intanto colgo l'occasione per salutare a tutte e tutti voi e vi ringrazio delle 170 visioni giornaliere del canale, che più o meno vanno in aumento o in discesa. Però sono qui e ritorno alla carica con i video destinati ai libri più balenghi. Io pensavo di non averne e invece pensavo male. E farò un video per libro o un libro per video, fate un po' voi. Però lo Immo, ho l'onore di presentarvi niente poco di meno che il libro balengo del giorno. Ta-dan! Per la gioia soprattutto del nostro caro amico Pietro Trevisan, che anche a lui ci piacciono tanto i libri balenghi. Questo l'ho letto nella mia gioventù e ci tengo a precisare che io sono laico, razionalista, agnostico ed ateo. E alla grande, se si fa acchiappare, vi presento questo libro. Non so se l'altra volta l'ho incluso nei libri balenghi, però adesso ne voglio parlare in dettaglio. Mi avvicino bene a favore di camera perché l'altra volta non mi filmavo la faccia. Ecco qua, Scuola di Magia. Già il titolo è super balengo. Dolores Ashcroft, vabbè, non si dice il peccato. Il peccatore, si dice il peccato. Corso pratico di auto iniziazione, capito? Ti auto inizi tu. C'ha molte illustrazioni, ma che sembrano tutte prese dai libri della Mediterranea di questo. Addirittura insegna come fare dei vestiti e io non l'ho lessi tutto perché le cose strane mi piacevano da giovane, adesso neanche le leggo. Spiega come fare il tempio, dà delle piantine di come disegnare l'altare, di dove mettere. Se sembra un po' un libro che dà anche dei paramenti liturgici per la magia, come un libro della massoneria che ho, che spiega i rituali, come fare le stanze dei rituali massonici. Con questo libro, in pratica, adesso leggeremo il titolo di addirittura le parrucche da usare, le tuniche da usare. Con questo libro si spiega come allestire un tempio per i vari rituali, come praticare i rituali dell'alta magia. Io non lo lessi più. Perché come primo ostacolo, a parte che sono ateo, quindi, ma come primo ostacolo questo libro ti consiglia di costruire un tempio. E quindi ho detto, che lo leggo a fare? Che io il tempio non lo costruirò mai? Allora lo dovrei leggere adesso, ce l'ho da più di 20 anni in pratica, dall'inizio degli anni 90. Le cazzate che compravo, prefazione, vabbè, introduzione. Primo mese, porre solide fondamenta. Secondo mese, le quattro pietre triangolari, che non solo si deve costruire fisicamente il tempio, ma ci sono degli esercizi per meditare sulla costruzione del tempio. Terzo mese, custodi e ingressi. Quarto mese, la chiusura del tempio con i sigilli. Quinto mese, la vigilia e la consacrazione. Sesto mese, rivalutazione ed inizio della magia rituale. Settimo mese, conclusione dell'anima di gruppo. Ottavo mese, nei livelli più profondi, eccetera. Insomma, è tutta una cosa con tavole simboliche, tutta un'astrazione. Potrebbe essere, non so, un libro come può essere quello che usano i preti per
la manutenzione della chiesa. E quindi io mi sono ritrovato con questo libro nella biblioteca, che se lo potessi vendere lo venderei. Sembra un libro massonico, come fare l'altare del sacrificio, come le chiavi dell'alta magia. E poi qua dice, no, la prefazione, che non so chi l'abbia: avete fra le mani il migliore manuale pratico di introduzione all'arte della magia mai pubblicato finora, non uno dei migliori o forse il migliore, ma il migliore. Si tratta di un'opera lucida. E come può essere lucido qualcosa sulla magia? Beh, io volevo fare due video, per, come ho detto prima, mi sembra, per due libri, ma qua, siccome è proprio una descrizione dettagliata in 276 pagine di come fare un diciamo come costruire un tempio o varie sale di culto magico, e non vale la pena commentare tutto, perché sono delle astrazioni realmente. Poi da dove prendono questo materiale per sapere come costruire una sala magica, come costruire un tempio? Veramente non danno spiegazioni del materiale dove l'hanno raccolto, e come costruiscono il tempio, su quali criteri. I vestiti sembrano di tipo egizio ed ellenico, ma ci sono, c'è un papocchio realmente di del Genesi, per esempio, del cristianesimo, del buddismo. È veramente un qualcosa di inquietante, perché se tu vuoi credere attraverso questo libro non sai in che cosa stai credendo, perché la scelta del nome magico, le tre regole del rituale, cioè sono cose egizie che sempre affiorano, mantra indù. Talismani, veramente è inquietante che non sai quello che stai seguendo qua. È un qualche cosa, il rituale della croce rossa di Crowley, c'è molto di Crowley, molto di, è un guazzabuglio. Per quello che io non lo consiglio di comprare, a meno che voi non avete una formazione che va in questa direzione, siete credenti in qualche cosa di trascendente o paranormale e vi possa interessare. Scuola di magia, edito dalla Hermes Edizioni, che è della Mediterranea, in pratica, che si è staccata dalla Mediterranea, ma era della Mediterranea. Edizione, che è sorprendente, perché l'edizione Mediterranea da una parte ha stampato dei libri veramente molto importanti e poi da un'altra ha stampato questo e quest'altro. Magia, la scienza assoluta, che io non so se li ho già presentati, se li ho già presentati li ripresento. Qua in pratica è più corto, sono 140 pagine più o meno, 140 pagine, e quindi ta-tan, ho l'onore di presentarvi niente poco di meno che l'onore. Questa roba qua, magia, la scienza assoluta, che c'è una contraddizione nel titolo, anche questo, una gran minchiata. Come può la magia essere una scienza assoluta? Beh, qua è ancora più new age, come molta magia moderna, perché mischia tutto insieme. I mantra, qua cita come chiavi, no? Le chiavi per conseguire lo sdoppiamento astrale all'anima dei mortaci. E una chiave sarebbe Egitto.
Egitto. Dice che la G colpisce e risveglia il chakra del fegato. Poi Faraon, un'altra chiave. E poi, oh, vabbè, quello è un classico. Poi un mantra, Hare Krishna. Il bello è che non dice da dove estraggono queste tesi, perché mettono tutte cose insieme che non hanno nulla a che fare. Sembra che la gente si ami aturdire con delle teorie che in realtà sono dei cazzeggiamenti a vanvera. I gesti, le danze, le luci, i colori, ma non seguono una metodologia specifica. E quindi ecco che se volete leggere qualcosa di mantra, di mandala, di mudra, leggete tanto della edizione mediterranea come dell'astrolabio, opere fatte da maestri. Io avevo messo un limite di 10 minuti per video, perché volevo fare due video, adesso invece continuo facendo uno unico, perché non vale la pena parlare troppo di queste scimmiottature. Dicevo, se voi volete leggere qualcosa di veramente dedicato ai mantra, ai mudra, al tantra, agli yantra, eccetera, leggete di maestri tanto pubblicati dalle Mediterranee come dal Astrolabio Baldini, come dalla Mondadori, eccetera, perché siano dei veri maestri come il Dalai Lama, come altri. E per esempio le opere di Arthur Avalon, che in realtà era la forma come si firmava John Woodruff, sul tantrismo, sono molto belle. E poi Lama Anagorika Govinda, uno dei primi occidentali, era tedesco, a diventare lama tibetano negli anni 30, e lui ha scritto dei libri che sono stati pubblicati dall'Astrolabio Baldini e anche dalle Mediterranee. E poi Tsong Kapa, per esempio. Ci sono molti libri veramente molto buoni che trattano del lato magico ed evocativo dell'induismo e del buddismo, ma questi sono delle cacchiate. E ve lo dico disinteressatamente: se per gusto, come io da giovane, li volete leggere, e va a vostro rischio, perché magari vi ritrovate che sono delle pagliacciate. Comunque, io ogni tanto li vedo che sono interessanti come libri, nel senso, non che abbiano un contenuto speciale, ma perché mi piace collezionare tutti i libri, quelli più interessanti e quelli meno interessanti. Quindi ogni volta guardo l'illustrazione, lo porto in giro di qua e di là, faccio finta che lo leggo. In realtà mi piace proprio averlo come libro, perché così, non so, a volte avere stranezze è bello, no? Però ecco, i veri libri di interesse antropologico e filologico e eccetera eccetera, antropologico, letterario, cioè sono i libri dei grandi scrittori. Alexandra David Neal, Reinisch, ecco, leggetevi piuttosto Reinisch, però questi libri no, perché sono magia, la scienza assoluta, è un compendio senza nessuna spiegazione del perché hanno fuso tante cose disparate insieme, irrazionale. Invece uno deve sapere quello che sta leggendo, in che direzione va, come sono usati i simboli, eccetera. Quindi le guide pratiche alla magia non servono di solito a nulla. Forse come guida pratica alla magia si salva Magic di Aleister Crowley, però ecco, io che sono ateo non ho nessun problema a leggerlo. Se voi siete credenti o praticanti di qualcosa, stateci attenti, perché per chi ci crede puzza zolfo qualsiasi opera di Aleister Crowley, che al secolo si chiamava Edward Alexander Crowley.
però ha ripudiato il padre e si è cambiato in gaelico il suo nome. Alexander è diventato Aleister. Vabbè, poi vi chiederete queste fotocopie che sono di filosofia e sociologia, che ce l'ho anche lì. Quando sono andato dei mesi a studiare all'università. Vabbè, allora per il momento non penso di avere altri libri Balenghi, però facciamo così. Per questa rubrica letteraria, innanzitutto, se vi interessa avere qualche commentario, fatemelo sapere, non soltanto con dei commentari al video, ma fatemi delle video risposte, come io faccio delle video risposte al nostro amico Pietro Trevisan. Quindi fate dei video e collocate il link come risposta, e voi nel video mi parlate, mi dite i vostri interessi o quello che vi piacerebbe sapere, che magari mi informo anche in internet. Poi un'altra cosa, se voi registrate i vostri video e gli mettete la caratteristica Common Creative, allora io li potrò incorporare nei miei video, e quindi mi piacerebbe questa collaborazione fra youtuber, perché voi magari avete molte iscrizioni e poche visioni nel canale. Io ho moltissime visioni nell'anno e mezzo che sto attivo in questo canale, sono più di 40.000, però ho pochi iscritti. Ecco, se creassimo dei video in collaborazione, basterebbe che voi create dei video parlando di letteratura, proponendo dei temi, proponendomi dei temi, citandomi nel video, dicendo: caro Sant'Enchan, potresti parlare di questo tema? E quando lo caricate in YouTube, mettetegli Common Creative, in modo che io possa cercarlo per il titolo in YouTube e lo incorporo nei miei video, come se fosse che si ascoltano prima le vostre petizioni, le vostre domande, e poi io rispondo nello stesso video. Quindi li assembliamo insieme. E voi mandatemi un'email al canale di YouTube dicendo: caro Sant'Enchan, ho caricato un video nel mio canale e sta con Common Creative, che tu puoi usarlo creativamente, dove io ti faccio delle domande o ti do delle informazioni, e vorrei che tu questo video lo utilizzassi per creare i tuoi video di letteratura o video in generale, e quindi io incorporerò i vostri video fatti in Common Creative nei miei video, in modo che c'è più interazione fra di noi. Per esempio, ci puoi parlare di Aleister Crowley, di Rasputin, di Dracula, che se, qualsiasi cosa così. Il video magari fatelo superiore ai 10 minuti, nel quale descrivete gli argomenti che più vi piacciono, o magari interpretate qualcosa nel video. Il video, se lo registrate con Common Creative, poi io lo farò vedere all'inizio e dopo lo unirò alla mia risposta, in modo che sia più dinamica la cosa. Sto anche in Spreaker, e se vi interessa, oggi ho caricato un programma, l'ho fatto dal vivo. Quindi niente, questi sono stati i libri Balenghi del giorno. Spero vi sia piaciuto il programma. Adesso, perché non si faccia troppo pesante, lo carico in YouTube, e grazie di seguirmi. E spero che, come ha fatto sempre il nostro amico Pietro Trevisan, mi risponda, perché gli ho mandato due video domande suggerendogli dei temi. Se voi volete vedere come si fa botta e risposta video, andate nel canale di Pietro Trevisan e cercate i miei video che gli ho messo in risposta e come suggerimenti. E quindi, se anche voi volete fare lo stesso con me, registratevi con la webcamera, con il cellulare, col tablet, con la filmatrice, poi caricate il video in Common Creative e mettete il link nel video mio a cui volete rispondere come risposta, e poi ditemi per iscritto in un'email: caro Sant'Enchan, puoi utilizzare il mio video? E io vedrò se posso utilizzarlo e vi farò sapere in che video l'ho inserito, il vostro video.
Ciao e fate clic nei banner pubblicitari, io sono disoccupato, per favore, grazie. E a te, Marco Travaglio, se ti ricordi che qui hai un collaboratore nella persona di Sant'Enchan per il tuo fatto quotidiano, e senza indugi contattami, che poi si vedrà. Però per 10.000 euro al mese io sono ben disposto a collaborare per il tuo fatto quotidiano. Ciao e saluti a Mimmo Corcione.